Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giù di Muscoli a Vita. Iniziamo la mattina, mi sto facendo la mia moka per iniziare meglio la giornata e per iniziare col digiuno intermittente. È una tecnica che utilizzo semplicemente per permettermi di mangiare più calorie più in là nell'arco della giornata, così che salto la colazione, non penso all'altro, non penso veramente agli orari, a fare 18 ore di digiuno, penso semplicemente a spostare in là la colazione e questo soprattutto in vacanza, se ho voglia di provare diversi tipi di cibi, se ho voglia di mangiare fuori al ristorante, mi permette più flessibilità mantenendo comunque un bel figlio. Quindi magari se digiuno adesso sto conservando delle calorie che poi più tardi potrò utilizzare o se andiamo al ristorante per mangiare o per provare un tipo di cibo diverso, oppure se andiamo appunto voglio farci entrare un dolce perché salvo magari 300-400 saltando la colazione. Non è una tecnica speciale o magica che ti fa bruciare grassi per fare quello ovviamente il deficit calorico, ma adesso io sto in mantenimento, ma anche in mantenimento la utilizzo così che ho più flessibilità con la scelta di cibi nella mia dieta. Mi faccio il caffettino e iniziamo la giornata. Sono passate un paio di ore. Io ho qui il mio pasto pre-workout, molto leggero, c'ho un po' di tonno, c'ho 50 grammi di fesa di tacchino, c'ho qualche grissino integrale ed una pesca. Tra mezz'ora ce ne andiamo in palestra e quindi volevo farmi un piccolo pasto che però era leggero, che non mi appesantiva prima di andare in palestra. Consiglio sempre o di mangiare un'oretta e mezza, un pasto un po' più consistente prima della palestra, oppure se riuscite a mangiare mezz'ora prima, allora fatemi un pasto più leggero con delle proteine e dei carboidrati. La ricerca scientifica, soprattutto di Dr. Eric Helms, consigliano un apporto di 0,3-0,4 grammi per chilo corporeo nel pasto pre-workout. Se volete allenarvi a digiuno, anche quello va benissimo. Io a volte mi alleno completamente a digiuno. Ma se avete consumato poche proteine nella cena precedente, poi vi allenate a digiuno, dovete stare attenti perché ovviamente andate in catabolismo muscolare, quindi è un pochino complicata come cosa biochimica, però l'importante è sapere che se voi a cena del giorno prima non avete consumato abbastanza proteine, dovreste consumare un piccolo apporto di proteine prima del workout e il giorno dopo. Questa è l'ultima ricerca scientifica. Quindi per questo motivo, dato che ieri sera alla fine mi sono mangiato del pesce, però mi sono svegliato con un pochino di fame oggi e volevo comunque mangiare qualcosina pre-workout, per questo mi sono fatto un piccolo spuntino. Allora ragazzi, stiamo camminando adesso in palestra e ho pensato di parlarvi un attimino dell'allenamento in vacanza perché ho ricevuto tante domande. La scienza dimostra che se voi non vi allenate anche per 7 o 14 giorni la massa muscolare non scende drasticamente, non è che perdete massa se andate in vacanza, quindi il mio consiglio è se fate 7 giorni di vacanza, 14 giorni, godetevela pure e anzi tornate più freschi e andrete più forti in palestra. Ovviamente se volete fare qualche cosa a corpo libero, trazioni, push-ups, queste cose qui, potete farle, ma non c'è assolutamente bisogno se è una vacanza corta. Se invece dovete fare una vacanza più lunga, state più di 2 settimane, magari state un mese come noi ad esempio a Barcellona in questo momento, allora lì magari volete trovare una palestra in cui potete allenarvi anche solo 2 o 3 volte a settimana. Dovete ricordarvi che per allenarvi in vacanza non dovete per forza di cose provare a spingere per provare a progredire, in vacanza dovete mantenere il più possibile. Che cosa vuol dire? Che se voi riuscite a trovare una palestra perché state in vacanza per un pochino più a lungo, poi dovete modulare il vostro programma in base a quante volte pensate di andare in palestra. Cosa voglio dire con questo? Se voi ci andate 3 volte a settimana, conviene seguire un full body perché così allenate ogni gruppo muscolare dalle 2 alle 3 volte a settimana, che è ottimale la multifrequenza come dimostra la ricerca scientifica. Se invece andate 4 volte, potete magari seguire uno split upper-lower. Se andate 5 volte, potete fare upper-lower push-pull-legs. Se invece andate 6 volte a settimana, potete fare push-pull-legs, push-pull-legs, che è quello che attualmente sto facendo anch'io. Dato che noi abbiamo fatto un contratto in questa palestra per un mese, proviamo adesso a mantenere e andare in palestra 5-6 volte a settimana. Quindi io non penso di aver bisogno di cambiare il mio split, quindi sto comunque facendo push-pull-legs, repeat. Push-pull-legs la prima volta, faccio 3 sessioni di forza e poi sono le 3 sessioni di ipertrofia. Ragazzi, siamo qua fuori la palestra e ci facciamo il nostro MyPre 2.0 pre-workout che oggi non ho veramente bisogno, sono morto, stavo dicendo a Sammy prima, stavo proprio morto, quindi la facciamo molto alla barbone, senza offesa. Ci mettiamo qua e ci mettiamo uno scoop di questo pre-workout. Ragazzi, se lo provate, iniziate piano, iniziate con mezzo scoop perché è una sensazione che magari non trovate spesso, è un po' più forte di un caffè normale, saranno 2 o 3 caffè. Quindi provate mezzo scoop e poi crescete là con gli scoop. Comunque io ho messo uno scoop e ce ne faremo, penso io 3 quarti e Sammy 1 quarto, perché Sammy ha una bassa tolleranza alla caffeina perché ha smesso di bere il caffè, bravissimo. Yes. E quindi sì, 3 quarti io, 1 quarto e poi andiamo a spaccare. Sessione push ipertrofia. Let's go.
Ed eccoci con un altro voiceover, ragazzi. Ho pensato, perché no, il video di oggi di renderlo esclusivamente sulla palestra, sull'allenamento, sulla dieta. E quindi ho pensato, sì, ci stanno in sottofondo le immagini, che sono delle riprese pazzesche secondo me, quindi Sammy sta facendo un ottimo lavoro, però parlerò dell'allenamento in sé. Oggi abbiamo fatto un push workout e qua mi vedete col primo esercizio, però questo non è l'esercizio vero e proprio, questo è un esercizio di preattivazione. Ho iniziato a farlo perché così sento esclusivamente e soprattutto la contrazione sul petto quando inizio l'allenamento in sé. Questo è il primo esercizio, ho iniziato con un incline bench press. Devo dire che era stranissimo, l'ho sentita stranissima questa panca, perché vedrete alla fine del movimento come provo a rimetterla e la dovevo far rientrare perfettamente, e praticamente l'altezza del bilanciere non era il massimo. Comunque ho fatto lì 4 serie da 10-12 ripetizioni. Sono passato poi a questa macchina qui e ho fatto solamente 2 serie perché non mi piaceva, non sentivo la contrazione. Ci stanno alcune di queste macchine in palestra, alcune sono ottime, veramente, soprattutto queste di solito dove puoi metterci tu i dischi e sono quasi praticamente dei free weights, e le consiglio soprattutto come secondo movimento della giornata. Però questa macchina invece non mi piaceva proprio per niente, però ho detto, sai cosa? Invece di sprecare del volume a fare un esercizio che non mi piace e che non sento bene la contrazione, sono passato a quest'altra macchina, che invece è praticamente un tipo di flat bench press, e questa l'ho sentito molto meglio, quindi ho deciso di fare qua 3 serie, anche qua da 10 alle 12 ripetizioni. Sull'ultima serie, come stavo dicendo nell'ultimo video, una piccola tecnica, finisco con il mio carico e poi dimezzo il carico, o comunque levo il 40% del peso e faccio fino a quasi il cedimento muscolare. Quindi, questa è un'altra domanda che ricevo spesso: in monofrequenza in monofrequenza o multifrequenza ti devi allenare al cedimento oppure no, eccetera eccetera. Cosa dimostra la ricerca scientifica? Che tu, la cosa più importante, quasi più importante delle ripetizioni, è: uno, devi fare i set, quindi i set pari che devi fare col passare del tempo devono andare da 3 set per movimento principale, diciamo, come standard, a 4, a 5, ed è così, e se aumenti il carico è così anche che cresci. Ma la seconda cosa importantissima è che ogni set di questi è portato molto vicino al cedimento muscolare, ma non fino completamente al cedimento muscolare. Quindi magari rimani 1, 2, 3 ripetizioni al cedimento muscolare. L'unica volta che consiglio di andare al cedimento muscolare è proprio sull'ultima serie di uno di questi esercizi per un gruppo muscolare, perché sull'ultima serie non hai paura di andare in, diciamo, sovrallenamento, quindi questo è quando dico che lo puoi fare. Un'altra cosa, non lo consiglio di fare sui movimenti principali. Poi qua ho visto che Sammy stava facendo lo tricep straight bar pushdown un pochino in modo sbagliato, ho pensato, sai cosa, vi spiego come fare. E vedete tanta gente che va larga con i gomiti, oppure che invece di semplicemente contrarre il tricipite per fare tutto il movimento usa anche un po' la schiena, usa un po' di momentum, eccetera eccetera. Invece voi dovreste provare a rimanere abbastanza immobili. Magari questa, io in questo momento sto con le scapole tirate indietro e giù, quindi è depresse, ma magari per alcuni di voi dovete trovare un'altra forma. La cosa importante è che quando fate il movimento state sentendo la contrazione nel tricipite. Non c'è la forma corretta per tutti, abbiamo tutti un po' di inserzioni diverse, magari sentiamo la contrazione in maniera diversa. Ho fatto quel tricep straight bar pushdown, mi sembra 5 serie, e poi sono passato a fare 5-6 serie di questi lateral raises. Anche qua, se voi volete costruire delle belle spalle, dovete fare i lateral raises. E devo dire che alla fine dei miei workout mi vedo abbastanza bene. Magari girassi e camminassi così in giro. Ragazzi, ricordate, voi quando vedete questi clip, sono in pump, sono con sotto buona luce, sono in palestra, sono carico, non cammino sempre per strada così. In palestra mi vedo bene, ovviamente. Devo riuscire a raggiungere la condizione che mi vedo in palestra anche quando cammino normalmente. Però guardate là, belle spalle, dai. Sono abbastanza felice. Ragazzi, abbiamo appena finito lì la palestra, volevo solamente dirvi che mi sto facendo il mio shake post workout. Ho qua un coso di MyProtein, The Whey, questa è la nuova versione dell'Impact Whey MyProtein, questo è il gusto salted caramel, quindi caramello, e niente, non l'ho mai provato, lo provo in questo momento. Questi sono 25 grammi di proteine e uno shake post workout, come ho detto, se avete mangiato poche proteine prima dell'allenamento, allora conviene farsi uno shake post workout il prima possibile. Se
se come me avete fatto il pasto prima, questo in realtà non è essenziale, ma diciamo che c'ho voglia, quindi mi faccio uno shake, non so bene quando faremo il primo pasto, quindi per essere sicuro, shake di proteine e poi vediamo che andiamo a mangiare. Oh, Safa, sono un attimino passando su Instagram col telefono di Sam. Che palle. Perché il mio è sempre scarico. E poi, non so, andiamo a prendere la sai, non so che cosa abbiamo deciso. Non andiamo dove mangiare. Io ma queste sono le scene che devo... Che devi? Backstage? No, di cosa? No, questa è la situazione, ragazzi, di quando la telecamera è in ascesa. Io devo stare qua, aspettare che Gigi passa su Instagram per voi un giorno. Un'altra mezz'ora qua dire. E ragazzi, non ci crederete, o forse ci crederete, ma il Sammy lì dietro, siamo tornati da Juicy Avenue. Io gli avevo detto dai, cambiamo posto, no? Ma Sammy no, vuole la side bowl. Io invece di prendermi una side bowl, non lo so, mi prenderò qualcos'altro, forse o l'insalata o il wrap, non sono ancora sicuro. Sammy, sta a leggere i commenti dell'ultimo video, che stai a scoprire? Sì. Sto scoprendo, regà, che state tutti a chiamare il mio Gigi, però cioè io lo chiamo Gigi, voi non lo so, Gallo, Giù, o vabbè, si chiama Giulie, non mi frega. Allora, intanto stiamo editando, mentre aspettiamo che ci arriva da mangiare. Yeah. Ecco quello che mi è arrivato, ragazzi, due wrap fatti da me con del pollo, della lattuga e un po' di Philadelphia Light, ecco qua, e Sammy ancora non ti è arrivato il piatto. C'hai fame, eh? Tutto era veramente una bomba, Sammy c'è ancora la sua side bowl, il bimbo felice. Ragazzi, vogliamo concludere qua il video. Oggi è stata una bella giornata, abbastanza tranquilla, infatti non abbiamo incluso nessun tipo di footage molto cinematografico, perché abbiamo pensato io ieri, Sammy, tipo che in realtà stavamo concentrandoci molto sull'aspetto cinematografico e di meno sull'aspetto contenuti di fitness, che però questo è un canale fitness, è la nostra passione di entrambi, e quindi abbiamo pensato, ok, sai cosa, facciamo anche, includeremo in questi daily vlogs alcuni video un pochino più raw, in cui facciamo vedere soprattutto la dieta e la palestra, l'allenamento. Quindi oggi volevo parlare un attimino, ricapitolare il titolo di questo video, che è come ci alleniamo in vacanza. La verità è che la vacanza si chiama apposta così perché dovresti in realtà staccare da tutto. Ovviamente per alcuni di noi siamo appassionati di palestra, amiamo la palestra e la facciamo e la continuiamo a fare anche in vacanza. Quello che dobbiamo capire è che per crescere muscolarmente bisogna applicare il sovraccarico progressivo, e molto probabilmente se tu riduci la frequenza con cui vai in palestra, per forza di cose diminuisci appunto il tempo che trascorri in palestra e diventa sempre più difficile sovraccaricare, quindi sarà difficile fare progressi in vacanza in termini di massa muscolare. Però la cosa che dobbiamo fare è nel resto dell'anno andare al massimo, durante la vacanza provare a minimizzare la perdita di massa muscolare, che in realtà non avviene nemmeno se vi fermate completamente per 2-3 settimane, dopo quello iniziate a perdere veramente, prima solamente perdete il glicogeno perché non state allenando i muscoli in palestra, quindi sì, magari sembrate un pochino più fini, un po' più fiacchi, però niente di che. Una soluzione che si potrebbe fare è allenamento in casa, potete fare le flessioni, gli addominali, queste sono cose che non vanno a tassare troppo il sistema centrale nervoso, quindi potete anche farlo ogni giorno oppure a giorni alterni se volete essere sicuri, quindi direi fate, che ne so, 5-6 serie di flessioni in casa, fate 5-6 serie di addominali, fate, se avete dei pesetti, 5-6 serie lì. Ho fatto già un video sull'allenamento in casa con dei manubri, quindi se avete dei manubri state a posto, potete fare un allenamento a giorni alterni. Altrimenti a corpo libero, io non sono un esperto di corpo libero, ho delle idee, ma io parlo solamente di quello che so al 100% funzioni, quindi non vi do in questo momento quello che dovete fare come corpo libero, però sicuramente se voi volete lasciateci un like, ditecelo nei commenti. Se volete un video completamente a corpo libero, senza alcun peso, da fare ad esempio in casa, possiamo, allora farò un po' di ricerca e possiamo portarvi uno di questi video. Ma se no, in vacanza, godetevi la vacanza, soprattutto se è breve, se invece è troppo lunga, volete comunque andare in palestra, appunto, fate magari degli allenamenti in cui riuscite a mantenere la forza, mantenere, divertitevi anche un po' di più, fate un po' di pump e queste cose qua, che alla fine la vacanza è anche questo, è anche uno stacco psicologico e mentale dalla palestra e da tutto il resto.
Sammy, qualcos'altro da aggiungere? No, direi hai ricoperto tutto e come ha detto Giulio, se volete un video al riguardo lo faremo. Sì. Stavo anche pensando di fare un video su come allenarti a casa con i pesi, quindi se volete un video così, e noi non abbiamo pesi qua, però comunque possiamo fare il video in palestra. Sì. E quindi fateci sapere se volete questi tipi di video e sì. Like per favore a questo video, come sempre commentate ragazzi, il supporto è sempre, cioè siete dei grandi, ci state mandando, cioè non ci crediamo a quanto comunque state facendo per noi, quindi continuate veramente. E anche a tutti voi che andate a seguire Sammy, cioè voi non lo sapete, sì, ma sì, Sammy... Sì, sì, siete in tantissimi e siete venuti a seguirmi sulla mia pagina Instagram, quindi vi ringrazio anche per quello e niente. Sì. Se volete qualcosa di più specifico nei prossimi video, noi abbiamo tante idee, ci sono anche tanti altri video da fare, quindi ovviamente proviamo a combaciare il meglio, però fatecelo sapere che le vostre idee sono sempre ottime. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo e niente, ci vediamo domani. Iscrivetevi al canale. Vero. E ci vediamo domani. Grazie se siete arrivati fino a questo video. Sempre, grazie. Ciao ragazzi. Thumbnail. Come? Ah no, metterò quella... Non ci sta niente. No, metterò... Bambino.